Wrestler. Partiamo! Evviva! Per questo uno pari fra Aen e Berserk, Bastardi senza gloria contro PD. Ultramito va al cesso, giustamente. Ebbene, poi vorremmo un resoconto del rush sulla tavola del cesso. Sì, così ci facciamo un'idea. Voglio sapere che tattica ha usato sia sulla composizione delle feci che delle urine. Comunque se sono migrato a sufficienza. Spawn adiacente tra di loro. Che mappa è questa qui? Dai che la so che sai. È Shaguras Plateau, o altopiano di Shaguras, se vogliamo dirlo in italiano. Questa mappa ha gli occhi nascosti nei cespugli, quindi avvantaggia chi prende gli occhi. Ma grazie per questa frase. Grazie per le ovvietà. Ha un vantaggio intero maggiore rispetto alle altre mappe. Questa mappa ha delle linee minerarie e dei gas. Avvantaggia chi recupera risorse. Certo, beh, diciamo cose ovvie. I Protoss hanno il Chrono Boost, quindi sono avvantaggiati se lo usano. No, però non è del tutto vero, perché secondo una teoria da teorica, se usi il Chrono Boost troppo spesso sul Nexus, invecchia e perde punti ferite massimali. Sì, diventa cieco. E diventa cieco. Ti vengono i rimasti. No, quelli sono per un'altra cosa e non per... Esatto. Persone che state guardando lo streaming, non toccacciatevi, soprattutto perché... Cioè, con noi, voglio dire. Insomma, c'ho un ciccione, un nano e un magrolino, perciò evitiamo queste cose. Il nano. Sì, tu sei il nano. Tu sei il nano, l'ha detto il master l'altro giorno. Hanno parlato, cioè accanto ai Batussi, sono 5 centimetri in più di me a dir tanto. Chi è più basso quei qua? 5 centimetri li facciamo valere ogni volta, però. Va bene. Allora, ricordiamo che sull'altopiano di Shaguras non si può spawnare entrambi dallo stesso lato, cioè entrambi a sinistra o entrambi a destra. Le posizioni sono ravvicinate, il che favoriscono un drop Terran che passa tranquillamente e arriva lì. Arriva qui. Favoriscono spacuto. Anche il piazzamento dei carri, esatto. Sotto. Sotto il piazzamento dei carri lì in questa zona, esatto. Esattamente. Zona, una nave medica a dare visuale fa un massacro di minerali. I carri arrivano tranquillamente in raggio, arriva tranquillamente sulla linea mineraria. Poi se ci metti intorno qualche marine li difende. E lo scontro vince l'SCV scontro Sonda. Anche perché il Berserk non sta combattendo. Bravo Berserk, ti stimo perché giustamente. Ma le tattiche pacifiste. Ma le tattiche da Gandhi. Lui e quindi non combatte. Adesso inizierà uno sciopero della fame smettendo di raccogliere risorse. Sì, e di mangiarle soprattutto. In questa mappa è particolarmente efficace un tre-gate starport. Perché se vedete dalla sinistra della base del Terran si può piazzare un pilone e iniziare a warfare da lì. È difficile coprire la tutta l'inizio. Sì, ragionissima, però mi piace. Mentre si può piazzare lo starport sulla destra della base del Protoss, in modo che difficilmente te lo trovi con lo scout. Ed è molto difficile da reggere. Mi piace, mi piace. Vieni allora Berserk, faccelo vedere, però Berserk non ti può sentire. Infatti. Allora vai nel suo TS. Comunicaglielo telepaticamente. No, perché tu puoi. Non fa lo starport, però. Dai. Anche se voglio... Voglio sottolineare, come direbbe Loris, il tregate starport è imba in qualunque mappa e in qualunque situazione. Bravo, perché dobbiamo nerfare sti proto. Hai ragione, perché il carro che ti spara da base a base su questa mappa no, però il del tregate starport allora sì. Io nerferei Protoss e in particolare ridurrei il tempo dei force field. Tu nerferesti il Protoss perché riesce a fare gli spazio porti ai Terra, l'hai detto te prima. È un Durax push, Sì, così pare. Anche se è 26 su 26, quindi Suple block. Protoss non ha proprio le armi giuste per controbattere. Suple block. Anche perché la robotica non gli serve immediatamente. Sì, se non riesce a fare subito. Direi che un immortale in questo momento non dovrebbe uscire in tempo, è quello. No, il problema. A parte quello, poi se continua a mandare rinforzi, soprattutto di Marine, l'immortale non è molto efficace. Attenzione che Aen sta bancando minerali, forse vuole cacare un bel bunker. Sì, qua. Se no non spiegherebbe perché ha due SCV. No, decidi di piazzarlo sopra. Se lo vuole piazzare a destra, a sinistra, dove? Attenzione, Aen è aggressivo. Ma l'immortale esce. Doppio bunker, attenzione, forse uno immortale. È troppo indietro. L'immortale è pronto. Via quei bunker, io da questo punto toglierei anche gli SCV. Bunker, i bunker. Oh, dalle con l'amico! Italia si parla male. Uscito in tempo, quindi, come non detto. Infatti. C'è anche la sempre. 10 secondi prima era un problema.
Sì, erano veramente cazzi per Berserk. Vogliamo ricordare anche che poteva usare SGU per attaccare l'immortale, visto che fanno 10 danni all'immortale. Vai, mi piace. E cosa vediamo qua? Vediamo un Aen aggressivissimo, ma secondo voi, ditemi, stavolta si è giocato abbastanza o può ancora continuare a macrare e a continuare la partita? Ma Super Block. La partita è ancora apertissima. No, io ti dico, io tengo al Super Block, sono d'accordo. Vabbè. Comunque volevo chiedere, le barre della produzione sono aperte? Sì. Ok. No, almeno quelli teniamole, per no, favore. E basta cacare. SC 23 32 probe. Dunque, allora, secondo me tra ecco l'osservatore, il classico osservatore, ormai ci siamo affezionati. Sì, appunto, guarda come è sempre uguale Berser, scusate, adesso butta il concilio, poi farà di più. Applauso! Finalmente, bravo, perché Aen ha pensato, una volta mi freghi, la seconda sono scemo, la terza no, vai. Nice scan. Sbagliando si impara. Bravo scan, bravo. Esce la base, comunque la base di Aen, la prima espansione di Aen sarà produttiva prima. Insiste Berserk, ci riprova. Ci riprova, comunque devo dire che farà il concilio del crepuscolo molto velocemente Berserk, prima degli upgrade. Ma dove l'ha fatto? Ah, qua, ah. Dio santo, è lì, non ha ancora una forgia. Credo seriamente che faccia come prima, che ricerchi la carica, perché a questo punto sta facendo cose uguali. Sì, vedendo che Aen è andato ogni volta di massa bio, che effettivamente è la più forte contro i Protoss. Vabbè, però almeno lui ha cambiato con una Turax push, qui invece che il solito Observer bloccato, che continua, e guarda, continua. E ci riprova. E basta però. Lo server costa 50-50? No, costa 25-75. Madonna, se costa di Vespene. Bau, che costa di Vespene. Se non mi ricordo, sporca razza OP come gli zerg. 75 con le 250 minerali che ti dà un mulo, quindi ci può anche stare. Che vuol dire? Un mulo produttivo da sui circa 250. Ma è italiano questo? Stiamo parlando in coreano. Stiamo parlando dell'Observer. 270. Ah, scusa, 270 mi dicono. Ma, va bene. Va bene, vi capite fra voi Terran? Io non lo so che state dicendo. Infatti, che al posto di fare un di quanto da un mulo, quanto un mulo raccogliendo 270 di minerale, e lì praticamente trad il gas e il minerale del blob per la scan. Mulo, perché così l'avversario non ha idea di quello che sta succedendo. Vabbè, direi proprio di sì, direi. Colossi. Ridagliela, ma basta queste cose qua. Io volevo vedere delle Void Ray. Volevo vedere le porta un portastorm. E volevo vedere Battle Cruiser. Ma volevo vedere delle Storm. Oh, sì. Delle Storm che viene sempre ricercata, ma mai usata. Delle io volevo vedere Infestor. Oh. A me piacerebbe vedere dei patriarchi in questa partita. Si chiedono gli Infestor qui. Sì, appunto, ora gli si comunica. Vogliamo gli Infestor. Non vogliamo leggo. Gli Infestor. Combat Shield, piazza una torretta per beccare. Dove è andato l'osservatore? Non lo so, l'ho perso. Ah, eccolo, sta girando per la mappa. No, vabbè, questo qui è per la base. Cosa vuole fare questo Proxy gruppo. Pylon. Allora, ho notato che in questa mappa tendono a piazzarlo qui in questa zona, o lì qui. Sopra o comunque sotto, dietro all'erba. Vedi che qua c'è dell'erba. Ah, sono in quella zona. E qui invece ho notato che i Terran ci costruiscono la base per poi spostarla, sì, nascosta per non far capire che si stanno espandendo. Intanto vediamo un po' gli upgrade. Lance termiche muove, migliorate, si sta muovendo Aen. Carica e senza attacco minima, più uno. Senza quando minima. Una base e un pilone si scontrano e si sa chi vince il pilone. Sì, lo sappiamo. Sì, Vabbè, comunque nerfiamo i piloni. Allora, Aen si muove in maniera molto aggressiva, visto che sta contando la propria partita. Senza supporti navi mediche però, sì, per il momento. Sono in produzione. Non gli piacciono le mediche. Vabbè, mi piacciono le navi mediche, anche prima ne ho fatta una in 20 minuti di gioco. La carica è pronta, adesso questo potrebbe cambiare le sorti, sì, di un eventuale scontro. Vincono gli zeloti con la carica, visto che è pronta, gli fa lo scan, non gli vede l'esercito e quindi non sa cosa fare. Attento, ferma giustamente questo colosso per non farlo scoutare dal proprio avversario, infatti non glielo vede. E tre oppure pilone. Più semplicemente l'ha dimenticato. No, ma si stava muovendo. Ha tirato indietro. Ah, ok. No, cioè il punto di raduno sotto. Ha fatto una buona cosa. Beh, i Viking non ha ancora rivelato. Comunque, non ha ancora rivelato i cosi, però. Dovrebbe cronobustare le lance termiche, sì. Via.
Perché quant'è che ci impiegano? 170, no? 140. Vabbè, insomma, se lo non è poco. Sempre meglio. Tanto, guarda, ha piazzato un pilone per impedire l'espansione ad Aen Berserk. Sono d'accordissimo. È stato visto, adesso andrà a spaccarglielo. E intanto Berserk si sta prendendo la terza espansione. Sta piazzando un sacco di piloni ovunque. Ovunque, basta, che adesso se glieli spacca potrebbe fare i conti male e rimanere bloccato di cibo. Ma direi proprio di no a questo punto. No, non rimane, no, vabbè, che si no, spacca tutti. Sì, no, infatti. Vabbè, a questo punto però ovviamente Aen ha fatto pochi medivac. Allora, ha solo due medivac. Aen è sotto d'esercito, controlliamo un po' le unità. Allora, abbiamo 15 marauder, 2 medivac, 4 viking, 18 marauder contro 9 sentinelli. 20 marauder ora, usciti 2 ore. 20 marauder ora, sì. Avrebbe 9 bisogno sentinelli, un 8 di stalker, 2 colossi, un immortale, 15 zeloti con carica, ricordiamo. Gli upgrade siamo... allora 0-1 per Aen contro 1-0 per Berserk. Uno ha ricercato l'attacco, l'altro ha ricercato la difesa. Sì, adesso Aen sta ricercando la difesa mentre Berserk sta ricercando il rank 2 dell'armatura. La base di Berserk, seconda base di espansione di Berserk è superiore. È riuscito ad arrivare prima in tempo, quindi probabilmente... Cosa ti ha detto? Sinceramente non lo so, volevo dire che l'avevo costruita prima, però vabbè. Era troppo semplice. Era troppo semplice. Ingaggio. Ingaggio. Go. Vogliamo fare proiettili concussivi? Dai. Eh? Ah, proiettili concussivi. Sì, a voglia. Sì. Cercati come prima cosa, come sì, al solito. Ma il problema è che gli slotti hanno due di armor, mentre lui ha solamente uno di attacco. Esatto. Significa che... No, finisce prima l'armatura rank 2 per i Protoss che l'armatura rank 1 per lo Terran. Non sta ricercando neanche l'attacco rank. Ma il problema sarà buttare giù gli zeloti adesso che hanno più uno di armor. Tenendo conto che in superiorità numerica mi sembra Berserk in questo momento, e poi ci sono abbastanza sentinelle per fare un numero notevole di force field e intrappolare l'esercito. Sta diventando planetaria, però non sarà mai pronta in tempo. Ecco che parte l'attacco, guardate che scende in fretta. Vediamo, risale, sposta, la spacca, perde la seconda base di espansione mentre quella di Berserk è ancora impunita. Aen non è in una buonissima situazione. No, è chiuso con le sue due basi, parte un drop. Cercare di allontanare l'esercito avversario. Vedremo se riuscirà a essere efficace. Devo dire che Berserk non fa mai cannoni. No, non gliel'ho mai visti fare, non l'ha mai fatti. Però Berserk fa una buonissima macro, sì. A differenza di Aen che e anche l'attacco bonus attacco 1 arrivano, parte l'ingaggio, attenzione, per due zeloti a gratis, e però ha forzato uno steampact da parte di Aen e adesso c'ha tutte le unità giallognole. Giallognole che non vuol dire che stanno scadendo le unità che deve seguite il drop, seguite il drop. Go sul drop. Seguite 2 Stargate, 3 Stargate intanto. Oh, finalmente vediamo tattiche innovative. Marine Marauder. Marine Marauder, mini guarda il drop, steampact. Vediamo, punta al concilio del crepuscolo. Io a sto punto non so, arriva lì Zerotti con la carica. A sto punto li riprenderei tutti, benissimo. Bravo, Aen, bel micro, fugge. Ha buttato giù la crema dei ghost. Bravo. Visuale. Che botta questa. Queste skill, adesso Berserk. Loro dicono noi siamo in basso e picchiamo fortissimo, però intanto Berserk decide di pushare. No si sì, sta pushando sì. No, continua sì, ci vento, dice sì, no, boh. Ci sono quei vai che sono una minaccia costante per i suoi colossi. Sì attenzione con quei colossi, attenzione. Madonna, occhio che guarda che manda i Viking. I colossi come esca per i Viking. 15 danni, 2 attacchi contro corazzate, non è poco. Anche se hanno 2 di corazza, comunque i danni li subiscono. Allora qua Berserk è riuscito a Aen è riuscito a spaccare a Berserk il 200 di PSI. Berserk in questo momento non sta producendo niente perché 200 e 200. Esatto, sono entrambi 200 e 200. Il punto è vedere se ci sarà un ingaggio. Se Berserk, visto che ha fatto 3 gate, punterà a sfruttare cioè 3 spazio porti, scusate, punterà a fare qualcosa con gli spazio porti o meno. No, ma seguito dagli zeloti, seguito 4 gate in produzione, tutti qua, ma gli Stargate non stanno producendo. Eh no, per forza 200 su 200, il punto è vedere se come tipo scendono sotto 200, se guardate a destra, guardate a destra. Madonna, quanti bravo ha perso, qui ci muoviamo su troppi fronti. Intanto Aen punta sui ghost con la sta ricerca. Madonna, quanti Viking però. Si è rotto un po' le palle di averci quei colossi lì che spaccano. Ecco, guarda come scenderanno in fretta i colossi. Via uno.
Via 2, attenzione però, i force field tagliano le unità, adesso però non ci sono più un colossi, li droti con carica, atterrano alle spalle, le sentinelle sono quelle più bersagliate mi sembra in questo momento, non vedo più Zeloti, attenzione, no, Marauder contro Stalker, mi è spazzato tutto via, infatti guardate Berserk sta decidendo di produrre lanci nel vuoto, non so quanto gli convenga contro Massa Bio le lance nel vuoto, c'è un Massa Marauder in questo momento, però ci sono anche dei Viking. No, non ce ne sono più, li ha persi tutti i Viking. Li sta producendo comunque. È in produzione. È uguale, ho ragione io. Stai zitti l'ultimo, vedono tutti il cazzo. Va, va, ma dovrei pushare adesso.